Benvenuti a questa puntata speciale di Poetando. Una puntata speciale perché è dedicata a uno dei massimi poeti italiani contemporanei, Guidoldani. Guidoldani è il padre del realismo terminale, corrente poetica che svolge una critica feroce nei confronti della società, nei confronti di un mondo in cui un mondo che si consuma consumando, in cui l'uomo è diventato l'oggetto e le cose hanno di fatto preso il posto dell'uomo diventando dei soggetti. In questa puntata del Venerdì Santo potrete sperimentare la vena poetica più religiosa e mistica di Guidoldani, con una Via Crucis che è intitolata Il chiodo fisso e che è contenuta in questo libro che ho in mano, una bellissima, pregevole antologia edita da Mimesis e curata dalla nostra Luisa Cozzi, che si intitola E hanno visto il sesso di Dio, testi poetici per agganciare il cielo. Vi proponiamo il chiodo fisso letto direttamente da Guidoldani in un video che riprende alcune celebri opere d'arte, quelle che si trovano nelle cappelle sulla via per il Sacromonte di Varese. Le immagini ci sono state fornite da Don Adriano Sandri, parroco di Velate che salutiamo, ma troverete anche delle suggestive immagini tratte da una Via Crucis molto bella di Carlo Farioli a Busto Arsizio. Buona visione. Il chiodo fisso è una Via Crucis sintetica che è stata scritta in 5 giorni. Ricordo 5 giorni in cui non sono uscito di casa e sono rimasto praticamente a letto, quindi è stata scritta a letto per 5 giorni ed è un'opera, mi sembra, molto unitaria, che cercherò adesso di leggere. Il Nazareno è condannato a morte e alla fin fine ecco i risolini mostrando chiostre di 30 monete sarebbe il prezzo neanche poi pagato. È un buon mercato per queste persone che nel saperci fare sono accorte, ma stringono nel dirgli che lui muore i fondoschiena per la loro sorte. È caricato della croce. Gesù conosceva già da apprendista il falegname addetto ai crocefissi. Era un vicino di casa del Battista. Assembla croci buone per più volte che a riciclarle ci si spende meno. Questa è di terza mano, in buono stato. Nuovo è il dolore suo del Nazareno. Cade la prima volta. Gira sopra la macina del cielo ed abbagli sinistri manda il suolo e Cristo è bianco come una candela. Allora come corpo morto cade, batte il ginocchio contro la pietraia da cui scintille incendiano gli sterpi, come se fosse la pietra focaia. Incontra la madre. Il caprone di luce, la cometa, se la incorna sul tetto la capanna, dove è madre la figlia di Sant'Anna. Ripassa presso lei lo stesso astro, in spalla al Cristo è trasformato in croce.
e nella siccità in cui si suda, prega Maria per l'anima di Giuda. È aiutato da Simone di Cirene. Anche nell'affannarsi come un mulo, è sempre peggio in bilico il ferito e mai così il paese è divertito. Allora un qual si voglia cireneo poteva andare altrove, è lì per caso, non è un robusto, ma gli dà una mano, lo tocca poi come farà Tommaso. È soccorso dalla Veronica. Veronica è la mossa del torero che inganna il toro con il panno rosso mentre lo ammazza a piombo come un sasso. Il nome viene dalla donna ebrea che asciuga il volto al Cristo nel suo manto, reliquia che il fedele fa felice, storiella nel romanzo d'appendice. Cade la seconda volta. Ormai la via è una giostra che va in tondo. Andare avanti sembra controvento e l'alto è in basso, sotto sopra il fondo. Rolla e beccheggia, in penna giù impicchiata, poveri passi, al suolo è rovinato. Con gambe, braccia e quelle della croce è un cavallo di Frisia e fil spinato. Incontra le donne di Gerusalemme. Quando c'è aria di tirar le cuoia, secondo come si usa al sud le donne, strillano in coro fino a dare noia. Confrontarle con tutta la masnada, certo sono persino quasi gigli, ma Cristo taglia corto. Lacrimate su voi, gli dice, poi sui vostri figli. Cade la terza volta. Come un pugile inerme contro tanti, Gesù va giù per una terza volta e la gente che è lì si sente assolta. La tempia con gli spilli è su una pietra, sull'altra dà la croce una mazzata e si sente che stride tutto il capo come una noce quando viene mangiata. È spogliato delle vesti. Pitagora divenne una leggenda nel mentre che insegnava ai suoi allievi, stando pudico dietro ad una tenda. Ma chi ha spogliato nudo Gesù Cristo e l'ha trattato uguale ad uno scemo, gli tocca d'aver visto il sesso a Dio, primato che noi non gli invidieremo. È inchiodato alla croce. Sul legno della croce, il corpo a Cristo, viene teso
come corda di violino perché la morte canti la sua vena. Sui chiodi i colpi, a volte sulle mani, riparano nei vuoti di campana da cui nel tempo al corso dei rintocchi ridicono di Dio in carne umana. Muore in croce. È così poco il corpo che è rimasto, spremuto fino a un ultimo di voce che pare pitturato sulla croce. E man mano che i pugni, anche sugli occhi, la luce vista è sempre minore e alle 3 in punto della meridiana non ne ha voluto più sapere il cuore. È consegnato alla madre. Bastoni, le sue ossa, il corpo un fico, lo calano che è un sacco di patate, si adagia come l'acqua in una buca. Maria, che lui l'ha avuto nella pancia, lo sdraia su di sé, gli fa da stuoia, lo culla coi singhiozzi in cui lo serra, li culla entrambi il sisma della terra. È deposto nel sepolcro e finalmente sta fra due guanciali chi lo voleva togliere di mezzo, quasi che gli vivesse sopra il gozzo. Più morto di così non si può stare. Dentro il forziere di sua sepoltura, loro hanno usate buone strategie, lui ce n'è una, fuori di misura.